Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza coronavirus. Continua il trend di aumento dei contagi nella nostra regione, mentre proseguono a buon ritmo gli screening con i tamponi rapidi. Sono stati 1502 i tamponi con 5 positivi a Guardia Grele e 2003 a San Salvo, con un positivo nell'ambito della prima giornata di tamponi rapidi di massa in provincia di Chieti. Preoccupano però le varianti del Covid e le prime reinfezioni, mentre ci potrebbero essere delle novità sul fronte dei test per accertare la gravità in maniera preventiva della malattia. Sentiamo tutto nel servizio. 221 positivi su 3.848 tamponi sono i numeri dell'ultimo bollettino dell'emergenza coronavirus in Abruzzo, da cui deriva un tasso di positività per quanto riguarda i molecolari del 5,74%. La distinzione va fatta perché nel resoconto giornaliero sono entrati anche i tamponi antigenici rapidi, frutto degli screening di massa degli ultimi giorni. Se ne contano 5.399 nelle ultime ore. 10 sono i decessi complessivi, di cui 3 risalenti ai giorni precedenti, ma comunicati solo oggi dalle ASL. Aumentano di 299 i guariti, mentre scendono di 88 gli attualmente positivi. Deciso decremento anche dei ricoveri in area medica, meno 14, ora a quota 427, ma nel contempo aumenta di una unità il numero dei pazienti in terapia intensiva, per un totale di 41 in tutta la regione. Altre 9.943 persone invece sono in isolamento domiciliare. Se dai dati emerge una situazione complessiva tutto sommato stazionaria e controllabile, con un RT poco sopra 1, che fa restare l'Abruzzo ancora in zona arancione almeno fino a fine mese, a preoccupare sono le varianti del Covid che si stanno manifestando a macchia di leopardo. In base alle stime, secondo quanto apprende l'ANSA, i casi potrebbero arrivare addirittura alla metà di quelli complessivamente accertati nell'ultimo periodo. Si registrano anche i primi casi di reinfezione e sono in corso studi sui pazienti per valutare la risposta degli anticorpi e per capire quale variante abbia generato la nuova infezione. In un caso, ad esempio, un paziente che ha avuto il Covid-19 tra settembre ed ottobre, dopo essere stato negativo per alcuni mesi, di recente risultato nuovamente positivo. Mentre l'assessorato alla sanità invita a fare attenzione a chi chiede compensi in denaro per le vaccinazioni, che ricorda sono sempre gratuite, è in fase di elaborazione un test in grado di predire in che direzione andrà l'infezione da coronavirus in un paziente e soprattutto se il soggetto rischia di raggiungere la fase acuta che potrebbe rivelarsi fatale. Ci sta lavorando il Center of Advanced Studies and Technology, CAST, dell'Università D'Annunzio di Chieti, con l'attività del Laboratorio di Genetica Molecolare. Il progetto si concentrerà su 3 aspetti: il sequenziamento del genoma del virus, la ricerca e lo studio degli anticorpi nei pazienti e il test prognostico, attività quest'ultima che dovrebbe partire nelle prossime settimane. È uno studio sui marcatori linfocitari del paziente che permette di predire la cosiddetta tempesta citochinica, reazione immunitaria potenzialmente fatale, cioè la fase acuta della patologia che può rivelarsi mortale. Noi andiamo avanti a Pescara. È terminato lo screening di massa, ma il sindaco Masci chiede di poter continuare a fare test almeno tramite una postazione fissa. Sono stati circa 20.000 i pescaresi che nei giorni scorsi hanno partecipato allo screening. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Lo screening non può fermarsi e questa è l'intenzione del sindaco di Pescara Carlo Masci, ora che sono state chiuse le 3 postazioni per i test di massa. L'idea è quella di tenere operativa almeno una postazione fissa dove sottoporsi al test previa prenotazione. Il comune mette a disposizione gli spazi, ma se la proposta venisse accolta spetterà alla ASL trovare volontari disponibili. Laddove è stato organizzato lo screening, infatti, il problema è sempre stato il medesimo, quello di avere un numero sufficiente di operatori sanitari che decidano di spendere gratuitamente il proprio tempo libero al servizio della comunità. Noi continueremo, io farò la proposta al comitato ristretto dei sindaci che ho già convocato in qualità di presidente per la settimana prossima, la proposta al direttore generale di avere almeno una postazione aperta su Pescara con
prenotazione attraverso la piattaforma del comune che ha funzionato benissimo. Il tasso di positività dello screening nel capoluogo adriatico è stato molto basso. Non tantissimi i cittadini che hanno aderito, sono stati quasi 20.000 i pescaresi che si sono sottoposti al test. Esattamente 19.990. I test hanno riguardato sia cittadini che si sono recati nei nostri punti dove avevamo 15 postazioni attive, sia studenti, personale ATA, insegnanti delle scuole superiori, quindi un test molto significativo. E ci sono stati 86 che hanno avuto comunque l'esito positivo dei tamponi. Lo 0,43%, devo dire che i numeri sono molto confortanti, perché questa percentuale è una percentuale che ci fa stare tranquilli ma non abbassare la guardia. Noi stiamo continuando adesso negli enti pubblici e credo che alla fine arriveremo a circa 25.000 tamponati, quindi vuol dire circa il 25%. Certo, se ce ne fossero stati di più di cittadini sarebbe stato meglio, avremmo avuto un dato più puntuale. E a proposito di Pescara, in città da diversi giorni si registrano degli studenti positivi dopo le tre scuole del comprensivo 3, di cui la ASL ieri ha disposto la chiusura. È scattato l'isolamento fiduciario per alunni e docenti di altre due classi, una delle medie e una della primaria del comprensivo 5. Nel complesso a Pescara, secondo le stime riportate dall'ANSA, sono oltre 800 le persone sottoposte a quarantena fra studenti, insegnanti e collaboratori di scuole di infanzia, primarie e medie. Il totale dovrebbe superare quota 1000 se venissero considerati anche gli istituti superiori, dove pure si registrano diversi casi. Cambiamo argomento: patrimoniale recovery fund per sostenere sanità, scuola, reddito e cassa integrazione. Queste le proposte di Rifondazione Comunista, che chiede una maggiore presenza del pubblico. Vediamo il servizio. Crisi sanitaria, crisi economica, crisi sociale e ora anche la crisi di governo. La ricetta di Rifondazione Comunista, quest'oggi in presidio a Pescara e a Teramo, prevede una maggiore presenza dello Stato a sostegno della sanità, della scuola e del lavoro, ma anche l'introduzione di un reddito di base per tutti. C'è bisogno di più pubblico, un piano di 500.000 assunzioni, perché l'Italia è al di sotto della media europea. Nella sanità, nella scuola, voglio ricordare che noi abbiamo le classi pollaio perché abbiamo la più alta percentuale di bambini o ragazzi per classe rispetto al nord Europa. La sanità è stata massacrata negli ultimi 20 anni di tagli, tant'è vero che oggi chi lavora e assiste per il Covid sono tutti lavoratori precari, infermieri, OSS e persino i medici. E poi noi proponiamo che, data la crisi sociale che sta arrivando, che è già in corso, che riguarda il lavoro autonomo, come coloro che saranno licenziati, come i precari con i rinnovi dei contratti che non vengono fatti, c'è bisogno di estendere un reddito di base per tutti, perché va garantita un diritto all'esistenza a tutti. Poi pensiamo che bisogna reinternalizzare i servizi per renderli efficienti. Insomma, bisogna fare le riforme, ma al contrario di quelle che sono state fatte negli ultimi 30 anni. Secondo Acerbo, le riforme che permetterebbero una boccata d'ossigeno in questo periodo storico di enormi difficoltà devono essere finanziate tramite i fondi europei del Recovery Fund e con una patrimoniale che ridistribuisca la ricchezza dall'alto verso il basso. È grave che neanche in questa emergenza si è avuto il coraggio di fare un'imposta patrimoniale da far pagare alla parte più ricca della popolazione, per venire incontro a chi è rimasto senza reddito e alle attività che producono lavoro. E quindi siamo di fronte a tanta demagogia, soprattutto da parte della destra, ma anche all'incapacità del governo di fare scelte coraggiose. Da giorni non si hanno più notizie dalla Danimarca di Alessio Gaspari, 25 anni, di Ortona, terzo ufficiale di coperta in servizio su una nave di Costa Crociere. I familiari hanno allertato i canali diplomatici italiani dopo che del ragazzo
non si sono avute più notizie. Su un ponte della nave sono stati ritrovati alcuni effetti personali del giovane, ma non c'è traccia dell'ufficiale che era atteso in questi giorni ad Ortona. Da verificare se c'è stato un allontanamento volontario oppure se gli sia successo qualcosa. Sono state attivate anche le ricerche in mare senza esito fino adesso. Non si hanno notizie certe su cosa gli possa essere successo e non si capisce ancora nulla sulla sua scomparsa. Queste le parole del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, che esprime vicinanza alla famiglia. Adesso le autostrade per Aspi, è stato presentato il piano industriale del prossimo quinquennio, ma tra gli investimenti non è prevista la terza corsia sul tratto della A14 fra Marche e Puglia, e per questo il presidente della regione Abruzzo Marsilio ha chiesto al premier Conte e al ministro delle infrastrutture di respingere il piano industriale. Ora il MIT chiede al gestore di autostrade di procedere ad uno studio di fattibilità. Vediamo. Nel piano industriale di Autostrade per l'Italia non c'è nessuna traccia della terza corsia tra le Marche e la Puglia. Per il prossimo quinquennio Aspi ha stabilito investimenti per 6,1 miliardi, il 110% in più rispetto al piano precedente. È un nuovo corso per lasciarsi alle spalle la vicenda del ponte Morandi di Genova, fanno sapere dalla società dei Benetton. 2 miliardi e mezzo saranno impiegati per la manutenzione, quasi 200 milioni per la digitalizzazione dell'azienda e sono previste 2.900 assunzioni entro il 2024. Nel piano però non è stata inclusa la terza corsia sul tratto centro-meridionale della A14, attesa da anni, così da recuperare il gap infrastrutturale della fascia adriatica. Dal governatore Marsilio, che è coordinatore dell'impresa per lo sviluppo del corridoio adriatico, arriva un secco no al programma di Aspi. Marsilio ha scritto una lettera al presidente Conte e al ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, chiedendo che il governo respinga il piano industriale. La De Micheli infatti aveva annunciato, rispondendo a un question time alla Camera l'estate scorsa, che la terza corsia sarebbe arrivata anche in Abruzzo. Io ho scritto già al governo per chiedere di respingere questo piano, l'ho fatto anche in qualità di coordinatore dell'intesa dell'Adriatico Centro-Meridionale, cioè quella intesa che riunisce le regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, perché per noi invece quella è un'infrastruttura strategica della quale avevamo già chiesto al governo Conte di inserirla tra le infrastrutture strategiche da finanziare anche con i fondi Recovery Fund, comunque con i fondi di cui il governo dispone, per fare in modo che questa fascia costiera adriatica possa avere un livello di infrastrutture paragonabile a quello della fascia tirrenica, per colmare il divario che si è accumulato da decenni rispetto al resto del paese. Non possiamo attendere altri 5 anni solo per cominciarne a parlare, è adesso il tempo di farla, e l'Abruzzo insieme alle altre regioni adriatiche pretende delle risposte chiare su questo. Per la società dei Benetton la terza corsia del tratto meridionale dell'A14 non è una priorità. Un veto sul piano industriale però è arrivato ieri dal Ministero. Da Roma è stato richiesto ad Aspi uno studio di fattibilità dell'opera, così che questa, una volta validata, possa essere inserita nel piano economico finanziario da approvare in forte ritardo nel giro di 3 o 6 mesi. Il tratto interessato dovrebbe essere quello tra Porto Sant'Elpidio e Giulianova. Ora il maltempo. Il dirigente del Servizio Emergenza e Protezione Civile di Regione Abruzzo, Silvio Liberatore, sentito il responsabile Giuseppe Fiaschetti, ha disposto lo stato di emergenza H24 della Sala Operativa della Protezione Civile regionale. La decisione è determinata dagli alti livelli idrometrici dei fiumi abruzzesi e dalle previsioni meteo del Centro Funzionale d'Abruzzo. Non risultano al momento criticità rilevanti, ma squadre di volontari sono state attivate per il monitoraggio diretto dei corsi d'acqua, in aggiunta ai rilevamenti in telemisura della Protezione Civile. E a proposito di maltempo, sebbene questo stia imbiancando copiosamente le montagne del nostro Appennino, gli impianti sciistici restano chiusi causa pandemia. Gli operatori sperano in una riapertura a breve, a metà febbraio, ed intanto contano le perdite economiche.
Tanta neve ma piste da sci completamente deserte. È il paradosso di questa stagione invernale caratterizzata dall'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l'economia della montagna in tutta Italia ed anche in Abruzzo. Ad Ovindoli, così come nelle altre stazioni del nostro Appennino, è tutto pronto per la riapertura del prossimo 15 febbraio che, sperano gli operatori, salvi il salvabile dopo le ingenti perdite del periodo natalizio. E noi abbiamo già oltre 3 milioni di meno di caso di quest'anno a differenza del 2017-2018, il 19 che è stato l'anno scorso, oltre 1,5 milioni di differenza di casi, sono cifre che purtroppo sono sbalorditive e a un'azienda che si deve stare in piedi e reggere con un'economia e con gli incassi effettivamente si trova in mutande di tela. Nelle stazioni invernali si è lavorato per garantire il massimo della sicurezza possibile, dicono gli operatori, e le richieste degli appassionati continuano ad arrivare a migliaia. Così come puntuali arrivano i rinvii degli operatori in attesa dell'ok del governo nazionale alla riapertura. La richiesta è tanta, abbiamo migliaia e migliaia di telefonate che chiedono quando apriamo. Lo spostamento prima dal 7 e poi dal 18 ci ha creati dei grossi handicap, perché effettivamente non è possibile promettere continuamente ai nostri utenti, ai nostri clienti che noi spostiamo da Roma, da tutte le regioni limitrofe, oltre 250-300 mila utenti sulla stazione, che in prima battuta gli dicevamo il 7, poi in seconda battuta il 18, noi ci auguriamo che il 15 sia una data definitiva per poter aprire, perché sennò veramente dobbiamo chiuderci e andarcene da questo paese. È slittato a lunedì l'incontro per valutare la riapertura delle piscine Lenaiadi a Pescara. In quella sede verrà fatta un'attenta analisi della situazione anche alla luce della notizia arrivata dalla federazione che ha cancellato i criteri nazionali giovanili in programma a Riccione dal 9 al 14 di aprile. Vediamo. Si terrà lunedì l'incontro fra i soci di ATI 2020 Naiadi per la valutazione riguardante la riapertura delle piscine. L'incontro, che si sarebbe dovuto tenere ieri, è slittato infatti al 25 gennaio, quando verrà fatta un'attenta analisi della situazione anche alla luce della notizia arrivata ieri dalla FIN nazionale che ha cancellato i criteri nazionali giovanili in programma a Riccione dal 9 al 14 aprile, con il differimento al 25 aprile 2021 del termine utile per l'organizzazione delle manifestazioni valevoli per il campionato italiano di categoria su base regionale. Noi, spiega l'ANSA il direttore generale delle Naiadi Nazareno Di Matteo, siamo pronti a riaprire anche il 1° febbraio. Lunedì con tutti i soci faremo un'attenta analisi della situazione per capire cosa fare e come comportarsi. Resta però una situazione difficile a livello generale che ha portato la FIN nazionale all'annullamento dei criteri di Riccione, a testimonianza di una situazione realmente difficile e complicata innanzitutto a livello sanitario. Per quanto riguarda la situazione sportiva c'è un problema serio, reale, per far ripartire gli impianti, perché senza le risorse promesse ci troveremmo di fronte ad una situazione che da difficile diventerebbe drammatica, fermo restando, conclude Di Matteo, che la priorità deve restare quella della salvaguardia della salute. E adesso apriamo la pagina dello sport, lo facciamo con il calcio di Serie B, andiamo a vedere la sconfitta netta per 2-0 della Rechi di Salerno con il Delfino che non è riuscito mai ad entrare in partita, brutta gara del Pescara, tutto nel servizio di Paolo Renzetti. Nel giorno in cui recupera tutti gli infortunati e schiera i nuovi arrivati, il Pescara crolla inesorabilmente sotto i colpi di una onesta ma non certo trascendentale salernitana dopo 90 minuti ancora deludenti. Male per i biancazzurri scivolati al penultimo posto alle vigilia della gara di Verona con il Chievo. Salvarsi con queste prestazioni sarà impresa davvero ardua. Subito in campo Sorensen con Odegaard in panchina. Per il resto poche novità. La squadra campana di Fabrizio Castori risponde con il 3-5-2. Nell'eventoso pomeriggio campano parte forte la squadra granata che al sesto con Capezzi dal limite chiama Fiorillo al salvataggio in angolo. Sugli sviluppi del corner successivo batti e ribatti in area pescarese con la sfera che poi termina Gondocchi a due passi dal portiere abruzzese. Fiorillo non sbaglia regalando il vantaggio alla sua squadra. Inizio soft del Delfino pagato subito a caro prezzo. Il vento ed il pressing campano creano problemi alla squadra di Breda che cerca di reagire trovando al 15° e al 17° 2
due conclusioni dal limite di Galano e Maestro, entrambe però fuori misura. Il Pescara preme, ma al 25esimo c'è un erroraccio di Seter che innesca Ciccarelli, che se ne va tutto solo verso Fiorillo, andando poi a trovare l'angolino per il gol del raddoppio. Male la squadra ospite, molle e di nuovo poco cattiva e in palese difficoltà, con Seter che al 26esimo prova a farsi perdonare con la sua conclusione parata a terra da Belez. Al 31esimo ci prova Galano, ma la mira non è delle migliori, visto che poi al 37esimo i locali con Capezzi sfiorano il tris. Al 38esimo Breda, arrabbiato, passa la difesa a 4, richiamando in panchina Jarosinski per Macini. Il Pescara cerca di fare gioco, ma al 40esimo Maestro non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Finisce così il primo tempo con il Pescara sotto per 2-0 e di nuovo in grande difficoltà in stagione. Nella ripresa al 9 Galano, tutto solo davanti a Belez, calcia docilmente verso il portiere Campano che respinge. Imbarazzante la prova dell'ex giocatore del Foggia, che continua a litigare con il gol, come accade al 12esimo quando di testa mette a lato. Spinge ora con una certa decisione la squadra abruzzese. Al 19esimo Breda manda in campo Omiongai, Balzano per Maestro e Bellanova. Il diluvio della Recchi non agevola i biancazzurri, che spingono in modo però confuso e poco costruttivo, visto che il portiere di casa non deve compiere alcun intervento. Breda nel finale poi gioca il tutto per tutto, mandando in campo Asensio ed Odgaard per Memusciai e Seter. Pescara iperoffensivo nel finale, ma con le polveri più che bagnate, e poi l'infortunio di Galano al 92esimo a rendere, se possibile, ancora più amaro il finale di una partita nata male e finita peggio. Il Pescara torna con le ossa rotte dalla Recchi di Salerno, e con queste prestazioni guardare avanti alla seconda parte del torneo non sarà impresa affatto facile. Occorre cambiare marcia prima che sia troppo tardi. Più che spenta è una squadra che nell'interpretazione ha cercato più di far gioco che fare la battaglia, e invece noi dovevamo prima mettere la battaglia e poi mettere il gioco. Questo messaggio non è passato, e quando non passa poi vai in difficoltà, perché gli errori sono frutto spesso e volentieri appunto di letture sull'intensità e sull'attenzione. Queste partite, ma io metto anche dei pareggi, sono figlie di una interpretazione della gara diversa. Noi abbiamo qualità tecniche, però le nostre partite migliori sono quando prima di tutto è messo l'intensità e la concentrazione in fase difensiva. Poi con le qualità tecniche magari anche vengono i gol e vengono le occasioni. Se noi mettiamo questa intensità su tutte le situazioni del campo e su tutti i momenti della gara, logico che poi dopo diventa dura. Secondo me non era una partita timorosa. L'idea da fuori mi sembrava che noi fossimo secondi in classifica e loro fossero ultimi, invece la classifica è completamente opposta, perché loro battagliano però sono davanti, e noi quando ci dimentichiamo che bisogna battagliare andiamo in difficoltà, perché tu hai preso due gol, ha fatto due tiri in porta, ma non vuol dire che hai fatto bene, vuol dire che proprio nell'interpretazione dovevi essere molto più attento. Ma qua io sono l'ultimo ai ragazzi, sono sempre dell'idea che dipende da tutti noi, da me a partire, al mio staff, alla squadra, che a volte non riusciamo a trasmettere o a fare quel tipo di gara che invece dovremmo fare. Domani alle 12.30 scende in campo il Teramo, che inizia il girone di ritorno dalla trasferta di Palermo. Biancorossi con parecchie assenze e che andranno al Barbera con Pinzauti, unica punta, e con Mungo nel ruolo di trequartista. Le assenze di Lasic e di Akite costringeranno il tecnico Paci a confermare Costa Ferreira come terzino destro, mentre in mezzo, senza Rigoni, la coppia potrebbe essere quella formata da Viero e Santoro. Il servizio di Jacopo Forcella. È finito il girone d'andata, riparte quello di ritorno. Che cosa innanzitutto ti aspetti da questa seconda parte di campionato, e come ti sei lasciato, che giudizio dai di quello passato oramai? Il giudizio del girone d'andata è positivo la prima parte, un po' meno per quanto riguarda i risultati nella seconda, ma questo è chiaro a tutti.
Per quanto riguarda il nuovo corso, domani inizia questo nuovo girone, siamo fortemente motivati dall'aggiustare le cose, dal mettere a posto le cose, anche in una partita difficile, ma cambia poco. La nostra grande motivazione sta nel voler aggiustare le cose e ritornare ai risultati che c'erano una volta. È una squadra difficile da incontrare nel loro campo, visto la partita con il Francavilla, e meritavano ampiamente di vincere. Poi hanno perso la partita, ma hanno avuto almeno 10 occasioni per fare gol. E per quanto riguarda noi, mancherà Iotti, Di Matteo, Arrigoni, di Achite squalificati, e Lasic infortunato ancora. Minelli che è fuori, Valentini e Celentano. La vivo in maniera sempre di grande competizione. Quando sono arrivato qua c'erano un po' di casini, ma la grande motivazione era data dal fatto di voler aggiustare le cose, e abbiamo perso le prime 5 amichevoli su 5, quindi non è cambiato niente in me, nella squadra. Avevamo voglia di aggiustare le cose rispetto alla stagione precedente, e adesso è la stessa cosa. In un campionato ci sono dei momenti difficili, questo è un momento difficile perché i risultati non arrivano, ma le prestazioni ci sono. Anche l'ultima partita non credo che la Viterbese a livello di gioco abbia fatto molto più di noi, è stata più concreta, sì, e per questo nella stessa maniera la viviamo, nello stesso modo abbiamo forte motivazione di aggiustare le cose, anche se in questo momento i risultati non vengono, ma per un motivo o per l'altro è una cosa che può starci nel calcio. La nostra grande forza sarà mettere a posto le cose e far ritornare questa squadra a vincere come faceva all'inizio, perché questa squadra ha del potenziale, è la stessa squadra e sono convinto che può tornare a far bene. Domani partirà Lorenzo Pinzauti e Mimmo potrebbe essere la partita, sì. Spostare Costa Ferreira ha depotenziato la nostra fase offensiva, perché Pedro comunque ha fatto, mi sembra, 4 assist e 3 gol. 4 assist e 3 gol, quindi capite che spostare Costa Ferreira per la nostra fase offensiva, che è una fase offensiva che vive sull'equilibrio, non è una mossa per quanto riguarda la fase offensiva, non è una mossa molto propositiva, è che abbiamo difficoltà, non abbiamo il terzino in questo momento, e quindi sono obbligato a fare quella scelta. Certo che voglio rispostare Costa Ferreira davanti, quello ma per la nostra fase offensiva, non perché Pedro sta giocando bene anche in quel ruolo, però credo che possa fare la differenza per noi davanti, perché comunque i punti che abbiamo, molti sono venuti anche grazie ai suoi assist o ai suoi gol, e quindi per questa partita no, perché non abbiamo terzini destri. Adesso ci siamo mossi sul mercato e quindi spero che si possa ritornare alla nuova normalità. Per quanto riguarda il mercato, stiamo parlando con la società e cerchiamo di sfruttare le opportunità che vengono fuori. In questo momento siamo ancora alle uscite. Per quanto riguarda le entrate, ancora non ci sono stati nomi concreti che possono venire qui a Teramo. Adesso la Serie D, si è giocato l'anticipo questo pomeriggio fra Campobasso e Giulianova, è finita 0-0, dunque inizia con un buon punto l'avventura di Bitetto sulla panchina giuliese. Vediamo il servizio dei colleghi di Telemolise. Passo falso del Campobasso, 0-0 contro un Giulianova coriaceo ma modesto. Il punto piace moltissimo a Bitetto, non può dire la stessa cosa a Cudini, che deve ritrovare lo smalto dei suoi, perso da qualche tempo a questa parte. Prologo della gara dedicato ai due neosoci statunitensi, Matt Rizzetta e Niki Cirrincione, accolti con affetto da qualche tifoso presente prima del match. I due neodirigenti rossoblù promettono di portare il Campobasso degli underdogs nel professionismo. Dirige il signor Moretti di Valdarno. Campobasso abbastanza svagato, Giulianova fa una gara ordinata, succede poco in fatto di cronaca. Al 26esimo la corsa di Vitali premia Esposito, che però spara altissimo. Cudini comanda quasi subito il riscaldamento dei panchinari, mentre Bitetto vive con foga la partita dalla panchina. I giuliesi si concedono contropiede interessanti. Al 29esimo rossoblù anche sfortunati sulla conclusione vellutata di
Esposito dal limite. C'è l'intercettamento di Cogliati che per poco non beffa Amadio. Campobasso abbastanza involuto, ma che riesce a darsi una scossa soltanto nel finale di tempo. Al 37esimo Vitali intercetta un taglio da sinistra, ma Amadio blocca. Un quasi replay solo due minuti più tardi, quando il pallone crossato da Cogliati è staccato da Vitali. Grande la parata di Amadio, che poi si ripete in maniera prodigiosa anche su Bontà, la migliore palla gol del primo tempo rossoblù. I campobassani insistono. Al 44esimo Esposito va verso la porta, la conclusione subisce la deviazione di Ancinelli in angolo. Campobasso Giulianova è condensata in queste occasioni con i rossoblù, che non ci stanno a farsi imporre il pari dai giuliesi. Il Lupo sembra avere un piglio diverso nella seconda parte. Al quarto da Vanzanna a Cogliati, che chiude al lato di pochi metri. Deve passare soltanto un minuto per il tiro da fuori dello stesso Cogliati, con respinta spettacolare di Amadio. Al sesto lo stesso portiere giuliese, a seguito di un'uscita frana addosso a Cogliati, che rimane a terra tramortito. Tutto regolare per il signor Moretti di Valdarno. Il Campobasso potrebbe passare all'ottavo, e il palo a strozzare l'urlo in gola a Vitali, che si gira in area ma con i tempi giusti. I rossoblù hanno tutto un altro ritmo. Comincia la girandola di cambi. Bitetto fa entrare Battilana e Paudice al posto di De Cerchio e Campagnacci, mentre Cudini inserisce dal 19esimo Sforzini nel luogo di Brenci. Campobasso in campo con quattro attaccanti. Al 28esimo, dopo contatto tra Sforzini e Ferrini, l'attaccante di casa è l'arbitro. Si scambiano solo sguardi, ma nessuna protesta da parte di Sforzini. Quest'ultimo alla mezz'ora colpisce di testa su corner di Esposito e anticipa Amadio, ma la palla termina a lato. Al 35esimo punizione di Esposito, torre di Sforzini, e al centro c'è il gol di tacco di Bontà, che viene annullato per fuorigioco dello stesso Sforzini. Nei rossoblù dentro Di Domenico Antonio al posto di Cogliati. Dal 35esimo al 39esimo punizione di Di Domenico Antonio, esce Amadio, tapin di Bontà che si alza di qualche metro sulla traversa. Il Campobasso attacca, ma lo fa senza incisività e lucidità. Il direttore di gara comanda ben 7 minuti di recupero, nel corso dei quali siamo al 92esimo. Sono i giuliesi a costruirsi la loro migliore palla gol della partita, con un'azione condotta da Danna sulla fascia destra ed il pallone che perviene a Cipriani in posizione centrale, il quale calcia alto sopra la trasversale. I rossoblù si riservano un'altra palla gol rilevante un minuto più tardi. Dal cross di Di Domenico Antonio arriva lo stacco ad incrociare di Bontà con la sfera che sorvola la traversa. Tutta qui Campobasso Giulianova, che non è stata una bella gara, caratterizzata da un Campobasso abulico e da un avversario che ha difeso con tutte le sue forze il punticino. Per i giuliesi è un risultato oltre le aspettative, per il Campobasso un raffreddore che deve chiamare i tecnici rossoblù a qualche riflessione. In sala stampa al termine della gara, saluto fra Gesuè, Rizzetta e la stampa presente, i due amareggiati per il risultato finale, ma inclini a raccomandare alla piazza di rimanere positivi, viste le buone intenzioni della società rossoblù. Termina qui il TG6, io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand ci sono i nostri servizi, a partire dal canale YouTube, anche sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.